fiducia è comprensibile, ma sono passati 2 anni e quindi la fiducia si pone, come dire, virtualmente in altre sedi. Noi pensiamo che sia stato fatto un errore di impostazione. Non bisognava approvare la legge che modificava le norme di autorizzazione e accreditamento in assenza del manuale di accreditamento e quindi in assenza della contrattualistica che Anisa ha mandato immediatamente dopo l'approvazione della legge. Invece che sfogliare il sistema a carciofo, cioè foglia per foglia, bisognava, l'avevamo chiesto e non c'era nessuna fretta e nessuna esigenza, tanto è vero che oggi siamo qua a discuterne senza grandi cambiamenti nel campo della realtà, e non c'era nessuna urgenza di fare la legge ed è sbagliato sul piano metodologico fare la legge, poi l'accreditamento, il contratto e il manuale come se fossero step diverse. I treni funzionano se sui binari vengono collocati bene tutti gli insiemi del treno e uno valuta l'andamento vedendo come si integrano questi passaggi e quindi come la legge che definirà i criteri, il manuale, chi fa che cosa, per chi, con quali rette e quindi il contratto che sosteneva finanziariamente chi fa che cosa in base a quei criteri, a quelle rette, a quelle tipologie di ospiti, di persone servite, di utenti. Faccio notare che a nostra conoscenza il CORE rappresenta più del 90% delle attività gestite da terzi nell'ambito della disabilità, un dato forse vecchio, forse in diminuzione, ma per dire che i correnti sono prevalenti. Adesso noi oggi, come sempre con la vicepresidente, allarghiamo le braccia e diciamo: ci chiedete ancora una volta di avere fiducia. Noi non vi abbiamo votato, quindi non ve l'abbiamo dato 2 anni fa, non ve la diamo nemmeno oggi. Siamo qui a dire che, malgrado passano i mesi, non c'è riforma, non c'è condivisione e non ci sono risultati utili per i cittadini. Però voi dite siate fiduciosi, noi vi guardiamo, avevamo promesso una opposizione costruttiva e propositiva, noi vi chiediamo di mettere alla discussione oggi il manuale con il contratto, perché se avessimo fatto una discussione forse avremmo evitato i ricorsi al TAR. Una proposta, sappiamo che generalmente per partito preso e pregiudizio e strategia politica le nostre proposte le cassate, noi però non possiamo far altro che proporre e poi quando votiamo siamo.